Allora, la meditazione che vi propongo questa sera, nasce un pochino dalla cranio sacrale, ma in maniera molto soft, nel senso che appunto è una meditazione, quindi non è una tecnica, non è una pratica. L'oggetto di riferimento è il soffio vitale. Quindi prendiamo una posizione comoda, cerchiamo di trovarci a nostro agio, sentiamo bene l'appoggio con la terra, il contatto con la terra attraverso le piante dei piedi. Immaginiamo di scaricare a terra tutta la nostra elettrostaticità, tutti i nostri blocchi, i nostri pensieri pesanti. E cominciamo a rilassare il corpo fisico partendo dai piedi, dalle gambe. Le gambe e rilassiamo le anche. Ripetiamo mentalmente: le mie gambe sono completamente rilassate. Rilassiamo tutta la zona addominale, gli organi che contiene. Rilassiamo la gabbia toracica, i polmoni, il cuore. Rilassiamo la schiena. Tutti i muscoli della schiena, rilassiamo le spalle, lasciamole cadere, rilassiamo le braccia, ripetiamo mentalmente, le mie braccia sono completamente rilassate, rilassiamo il collo, la testa, rilassiamo la massa cerebrale, emisfero destro e sinistro. Diventa pesante, aumenta il flusso sanguigno. Rilassiamo il volto, gli occhi, i muscoli intorno agli occhi, le guance, la bocca. Non serriamo i denti. Rilassiamo la lingua mollemente appoggiata sul palato e la gola, gli organi interni della fonazione. Ripetiamo mentalmente, il mio corpo fisico è completamente rilassato. I miei organi interni sono completamente rilassati. Ripetiamo mentalmente, compiono un lavoro difficile, gli organi interni, tutta la nostra struttura fisica. E siamo grati per il lavoro che compie, indipendentemente dalla nostra consapevolezza. Ripetiamo un raggio luminoso che parte dal sole, entra dalla parte alta del cranio, dove c'è la fontanella. E questa luce che illumina, che porta informazione, penetra tutto il nostro corpo. Dal di dentro verso l'esterno, raggiungendo tutti i veicoli, il corpo eterico, illuminando tutte le cellule e tutti gli atomi che ci compongono, fino ad arrivare a raggiungere le persone sedute vicino a noi e in questa stanza. Ora portiamo l'attenzione al centro fra le sopracciglia. Quello che è chiamato il terzo occhio, l'ajna chakra. E da qui cominciamo a dialogare con quel flusso sottile che ci pervade dall'attimo della nostra nascita, dall'atto del concepimento già. Lo chiamiamo flusso vitale. E ringraziamo il flusso vitale per aver accettato di essere ospitato da noi. E con questo interlocutore noi instauriamo una conversazione sul piano pratico.
E quindi grazie flusso vitale per esserci, per essere ancora dentro di me e darmi l'opportunità di vivere e di esperire. Grazie flusso vitale per accompagnare i miei veicoli, per sostenerli, per proteggerli, ma soprattutto per guarirli. La nostra guarigione inizia da lì, dal contatto con il flusso vitale, dal contatto consapevole con il flusso vitale che pervade tutto l'universo. Mi riferisco a te, flusso vitale, come massima manifestazione di un Dio, se esiste, o della vita come manifestazione. In tutti gli universi e in tutti i multiversi. Ti chiedo, flusso vitale, di aiutarmi a rimuovere i miei blocchi emotivi. Raccogliamo insieme questa energia, io e te, e la portiamo davanti al fuoco della scintilla divina, dove è la sua giusta collocazione. E lì viene bruciato questo blocco e si dissolve, si libera, e questa energia, le entità superiori, la riutilizzeranno in modo proficuo per l'universo. Ti ringrazio, flusso vitale, e ti chiedo ora di aiutarmi a sciogliere e a liberarmi dei blocchi fisici. E questa energia la portiamo davanti alla fiamma divina e viene bruciata e si dissolve il blocco e viene riutilizzata l'energia nell'universo. E ti ringrazio per aiutarmi a risolvere i miei blocchi fisici. Ti chiedo, flusso vitale, e ti prego di aiutarmi a risolvere i miei blocchi mentali, le mie rigidità mentali, le mie limitazioni mentali. Te le affido e insieme le portiamo davanti alla fiamma divina che le brucia, le libera, e quell'energia ritorna nel flusso e viene utilizzata nell'universo. Ti chiedo, flusso vitale, di aiutarmi a riunificare i miei veicoli, ad abitarli con consapevolezza e rispetto, con amore e gratitudine. E ti prego di vigilare anche per me quando non sono consapevole, di richiamarmi alla consapevolezza quando sfuggo, quando dimentico, quando mi assopisco e quando mi addormento, quando mi lascio andare, quando sono debole. Tu ci sei sempre. E su questo voglio contare. E quella scintilla divina che ha bruciato tutte le mie scorie alimenterà la mia energia vitale, alimenterà il mio amore per l'universo e mi farà sentire uno con tutte le creature, con tutte le entità, con tutte le forme di energia, anche quelle che non percepisco, e lentamente ne diverrò consapevole. Le incontrerò come compagni di viaggio, come maestri che insegnano, come amici che condividono. Nell'amore divino ti ringrazio ancora e ti prego di non uscire ancora dal mio corpo, ma di darmi ancora delle opportunità di consapevolezza. Ti benedico e mi benedico. E nel respiro cosmico inspiro ed espiro la mia essenza divina.
Lentamente riprendiamo coscienza del corpo fisico e torniamo nel qui e ora, in questa stanza, nei suoni e nei rumori del mondo esterno. Senza avere fretta, riprendiamo completamente a occupare il nostro corpo fisico nelle estremità, muovendole. Facciamo un respiro profondo e quando ce la facciamo possiamo aprire gli occhi.